Buongiorno, sono Fabio Papagni, coordinatore scouting dell'Unione Calcio Sampdoria. Ora, diciamo che le linee guida e gli input ci vengono dati dalla, direttamente dalla direzione sportiva, nelle due persone del responsabile dell'area tecnica Walter Sabatini e del direttore sportivo Carlo Osti. Sono sempre molto, molto attenti e presenti a tutte le dinamiche di scouting. Sono sempre al corrente di tutto, cosa stiamo seguendo, dove andiamo, cosa vediamo, e con loro è aperto un confronto, un confronto quotidiano su, su tutta l'attività. Io, in particolare, mi occupo di coordinare tutta l'attività di scouting, sia di prima squadra che di, di settore giovanile, e sia per la parte operativa, organizzativa anche per la parte successiva che è quella di gestione dei flussi informativi quindi della reportistica e ho quindi il compito di portare poi all'attenzione dei, dei due direttori sportivi eh, diciamo gli esiti del, del lavoro svolto e, come detto con loro c'è un confronto molto aperto eh, quotidiano e quindi, una volta portata la loro attenzione, il, gli esiti e quindi dei profili di nostro interesse, e condividiamo tutte le informazioni e, per poter consentire a loro di, di, di portare avanti eventualmente dei discorsi in modo più approfondito. E ogni due mesi facciamo un incontro con tutti gli osservatori, e chiaramente. La presenza della de direzione sportiva per, per condividere e per confrontarci sul lavoro svolto. I nostri osservatori sono, sono diversi. Ne abbiamo 5 in ambito europeo che lavorano sia per la prima squadra che per diciamo, la fascia alta del settore giovanile, quindi Under 17 under 20. e 20. Tre di questi vivono in Italia, mentre due, due vivono all'estero, uno in, in Serbia e l'altro in Croazia. Viaggiano molto, eh, chiaramente i, i due scout esteri hanno un, un territorio di competenza di riferimento che è loro, quindi quello serbo e quello croato, però questo non significa che, che non coprano anche altri territori. E poi abbiamo altri due scout internazionali che coprono l'America Latina. Uno vive in Argentina, l'altro in Brasile. Chiaramente in prima battuta approfondiscono il discorso locale Brasile-Argentina, ma poi viaggiano e si muovono per tutto Sud America. In questi giorni, ad esempio, sono entrambi in Cile a seguire il sudamericano Sub 20. Eh, seguono il campionato colombiano, venezuelano, cileno, insomma, uruguayano, paraguayano. Insomma, il e Sud America è, è una questione loro, anche con loro c'è un, un, un rapporto quasi quotidiano, diretto. Ci sentiamo spesso, condividiamo tutte le informazioni e credo che stiano facendo un buon lavoro. Da quest'anno siamo partiti con un altro, un altro progetto, diciamo sempre in riferimento all'area scouting, che è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Carlo Osti ed è stato quello di andare a intensificare la presenza sul territorio italiano a livello di settore giovanile. Quindi abbiamo portato dentro dieci osservatori dal Veneto alla Sicilia, passando per Lazio, Toscana, Campania. E hanno una, una competenza interregionale, Il, le loro fasce di età diciamo, sulla quale porre attenzione sono i giovani 2004-2005 e stanno facendo un buon lavoro, stiamo avendo già de, dei buonissimi risultati a livello di, di conoscenza e, e questo è stato fatto appunto per andare a implementare le nostre conoscenze su una fascia di età italiana dove onestamente forse negli ultimi anni eravamo stati un, un pochino carenti privilegiando invece magari dinamiche estere nel nostro caso parliamo di, di osservatori professionisti che quindi non, non sono collaboratori come magari in qualche caso succede sono proprio osservatori professionisti che non fanno altro sono a disposizione sette giorni su sette e fare questo significa un grande sacrificio. Viaggi molto, sei poco a casa, eh, è impegnativo, ci vuole pertanto una, una grande passione per farlo, per farlo bene e poi servono tante altre cose, non è facile, serve competenza, curiosità, conoscenza, sensibilità calcistica. Uh, attenzione serve saper cogliere le sfumature positive e negative serve soprattutto riuscire a giudicare un calciatore al di là della prestazione uh, serve contestualizzarlo capirne le prospettive capirne l'adattabilità al nostro calcio se parliamo di un giovane capirne la prospettiva non è mai una cosa semplice e poi ogni osservatore è giusto che, che sviluppi una propria metodologia quella sacrosanta, nessuno la deve mettere in discussione e, e diciamo la sua valutazione io penso che un bravo osservatore debba fare una valutazione che sia un mix tra dati oggettivi e soggettivi eh, detto questo poi deve essere bravo anche a raccontarti e a spiegarti il giocatore non solo a vederlo perché, per me, un bravo osservatore è colui che riesce magari anche in poche righe, in sintesi, a spiegarti e a farti capire di che giocatore stiamo parlando, di farlo capire a qualcuno che non ha visto il giocatore. Questa, questa è una dote che è necessaria per, per un osservatore. Ma diciamo che noi abbiamo sviluppato una nostra metodologia negli anni. Eh, siamo contenti perché crediamo abbia dato risultati soddisfacenti, e chiaramente ci mettiamo sempre in discussione, cerchiamo di migliorare con umiltà, cerchiamo di capire se potevamo e dove potevamo fare meglio, e però diciamo che siamo andati a, a consolidare il nostro metodo. Eh, a livello generale poi è chiaro il lavoro è un po', un po sempre lo stesso, no? cercare, trovare, valutare. E portare all'attenzione della direzione sportiva i, i profili di interessi. Eh, ripeto, negli anni abbiamo consolidato il nostro metodo che, che pensiamo sia stato efficace. Abbiamo integrato qualche nuova figura, è normale che nel calcio ci sia sempre un po' di cambiamento. Da un punto di vista come dire, proprio del lavoro credo che abbia eh, ha portato un cambiamento in modo significativo la tecnologia, quello sicuramente c'è stato nel corso de degli anni perché comunque la tecnologia va avanti, è veloce e ti dà un grande aiuto: ti consente di avere sul tuo smartphone una. Una relazione in tempo reale di una gara che si è giocata in Sud America ti, ti permette di, di, di conoscere, di valutare dati statistici, ti permette di sapere se un giocatore ha avuto e che tipo di infortuni ha avuto magari nel recente passato. Quindi sicuramente la, la tecnologia ha dato un contributo significativo, credo, in, in alcuni cambiamenti che ci possono essere stati in meglio ne, nell'ultimo periodo. Ma è normale guardarsi intorno, vedere come lavorano gli altri e questo lo abbiamo fatto e ci ha consentito di capire che stavamo facendo un buon lavoro. Non credo che abbiamo preso spunti da, da qualche club, poi devi essere bravo e umile comunque a, a guardare anche gli altri, che è un momento di crescita secondo me. Però noi, ripeto, abbiamo, abbiamo sviluppato la nostra metodologia anche proprio... Nel, nel tipo di report che andiamo, che andiamo a produrre su un giocatore noi lo, lo abbiamo strutturato da, da qualche anno e stiamo andando avanti su quello perché ci piace, ci troviamo bene. È un report che praticamente suddivide alcune, alcune componenti diciamo, del, del calciatore, vado ad analizzare la parte fisica, vado ad analizzare la parte tattica, la parte tecnica la parte comportamentale caratteriale del giocatore. Eh, abbiamo, abbiamo queste quattro fin finestre che devono sempre essere, essere compilate, poi abbiamo una, una parte libera descrittiva do dove chiediamo allo scout di indicare le proprie sensazioni in merito quindi, a delle considerazioni personali a carattere generale e prospettiva del giocatore. Poi chiaramente il giocatore deve essere valutato, valutato chiediamo allo scout di assumersi anche la responsabilità di un giudizio reale, da prendere o non da prendere, quello è un suo suggerimento, chiaramente poi la direzione sportiva farà, farà tesoro di queste informazioni. E poi sulla base di questi giudizi noi abbiamo un, come dire, un file dinamico che si aggiorna continuamente, eh, dove per ogni ruolo abbiamo i dieci profili, diciamo, eh, di giocatori visti con, con report quindi valutati che continuamente si aggiorna per ogni volo 10 giocatori con una media voto tra tutte le volte che il giocatore è stato visto. Questo, questo diciamo, file dinamico che noi abbiamo chiamato così simpaticamente top 11 e lavora su, sul nostro software che noi abbiamo, è un software aziendale che ci consente di gestire tutta l'attività di scouting. Quanto mi riguarda, ma non solo, perché tramite questo software abbiamo una gestione anche dell'area medica, dell'area degli allenamenti, delle partite nostre, eh, dei provini, delle presenze dei giocatori agli allenamenti, insomma, è un software abbastanza ampio che consente una gestione a 360 gradi delle varie attività del club. Sì, no, lo scout da un contributo secondo me molto significativo una società di calcio, una figura importante, per noi imprescindibile, crediamo molto sullo scouting e quindi dobbiamo essere bravi a mettere i nostri scout nelle condizioni migliori di poter lavorare, eh, sia in una fase preliminare da un punto di vista organizzativo, dei viaggi, e loro devono, devono essere bravi a portare al club tante informazioni. Eh, utilizzano, utilizzano video, insomma la, la piattaforma White Scout, hanno, hanno tutti, tutti, sono tutti utenti e quindi vedono, vedono tante partite video, noi attribuiamo loro di volta in volta un campionato di riferimento. Io consiglio sempre ai nostri osservatori, ogni qualvolta vedono un calciatore che ancora non conoscono, che magari lo vedono per la prima volta e hanno impressioni significative, positive, ma anche magari negative, e magari di andare a approfondire immediatamente il calciatore che li ha incuriositi, che ha stuzzicato la loro curiosità, di andarlo ad approfondire attraverso materiale video per avere un quadro più ampio e più, più chiaro de, del giocatore, delle sue caratteristiche, insomma di che cosa stiamo parlando, quindi no, avere, approfondire la conoscenza. E noi vediamo, vediamo tanti video anche perché nell'ultimo nell periodo abbiamo, abbiamo inserito una nuova procedura attraverso una persona che lavora, lavora per noi. Attraverso l'utilizzo dei, dei video, del materiale su Wa Scout. Questa persona produce delle, delle videoclip, eh, sono, sono estreme sintesi. Eh, parliamo di 15-20 minuti di clip che va veramente a sezionare e a sviscerare il calciatore tutte le sue componenti, dalla parte quindi tecnica, tattica, movimenti senza palla, fase offensiva, fase difensiva, eh, letture, movimenti, eh, insomma un po' tutto quello che, che, che compone un calciatore in ogni sua parte. Queste clip sono di grande aiuto perché, perché ci aiutano nella valutazione. Non sempre è possibile comunque per un direttore sportivo viaggiare, eh, deve stare con la squadra, ha mille impegni, il mercato, eh, quando, quando è possibile lo fanno, lo fanno volentieri, però diciamo, è di grande aiuto per avere un'idea del, del calciatore, avere una clip che possano vedere prima, prima poi di decidere se portare avanti o meno certi discorsi. Ma, eh, si inizia chiaramente avendo un'ottima un base di conoscenza, abbiamo, abbiamo dei nomi, abbiamo dei profili da seguire, abbiamo delle necessità, quindi abbiamo dei campionati di riferimento eh, che noi come dire, seguiamo magari con maggior attenzione. Eh, perché dobbiamo, dobbiamo essere bravi a capire, a sapere dove nascono i giocatori storicamente, quindi quali sono i mercati di interesse primario per noi. Questa è un po' la prima fase, quindi diciamo sapere cosa cercare e dove, e dove andarli a cercare. Successivamente c'è tutto il lavoro degli osservatori. Che, che viaggiano molto, vedono tante partite, sicuramente anticipi e posticipi ci aiutano anche durante un viaggio a vedere un numero considerevole di gare. Nell'ambito dello stesso viaggio vediamo gare sia di prima squadra che di, di settore giovanile per cercare di, di, di ottimizzare anche i costi e questo ci aiuta a vedere gare di settore giovanile, ci aiuta anche a, ad avere uno storico perché può succedere che come dire, andiamo a manifestare interesse su un giocatore di 21 anni, 22 anni, che però conosci da 3-4 anni perché lo hai visto con la propria nazionale in Under-17, in Under-19, in Under-21. Quindi è importante anche avere uno storico del calciatore per poterlo inquadrare meglio, per capire bene la sua evoluzione, anche la sua evoluzione tattica. Che so, prima faceva centrocampista, adesso è un trequartista... E capire come il calciatore è cresciuto fisicamente, caratterialmente, ecco, è, questo è molto utile. E poi abbiamo la, la valutazione del giocatore, dopo che è stato visto, quando un giocatore viene individuato come un profilo di interesse, eh, andiamo ad incrociare le relazioni, viaggiano altre persone, si muovono, viene valutato, rivalutato, visto in video, cerchiamo veramente di, di portare all'attenzione della direzione sportiva un, un prodotto che per noi, come scouti, è, è, è stato ampiamente analizzato ed è sicuramente un, un profilo di interesse per la, per la Sampdoria. Chiaramente, ripeto: dobbiamo, dobbiamo sapere cosa stiamo cercando, cosa ci serve, eh, con riferimento anche a un modulo tattico, con riferimento alle caratteristiche, all'adattabilità al nostro campionato, ma soprattutto alla nostra squadra. Dopodiché noi portiamo questi profili all'attenzione della direzione sportiva e la quale prosegue col proprio lavoro nel valutare e in ultima analisi nel decidere. Ma le conoscenze, se possibile è opportuno anticiparle, è chiaro che il timing ci viene fornito da, dalla normativa. No, eh, sia per i ragazzini piccoli diciamo, che si possono muovere in regione, quelli che si possono muovere in Italia da fuori regione, i comunitari che possono arrivare al sedicesimo anno di età e gli extracomunitari. Quindi il timing è quello: no? la normativa ti dice che prima non puoi prendere un calciatore, è giusto, è opportuno, come detto, anticipare la conoscenza, ma non troppo magari, perché comunque. Vado a vedere un talento serbo di, di 14 anni non ha un senso. Torno a casa triste perché intanto non lo posso prendere se mi piace. Quindi se magari due anni dopo ha cambiato. Comunque. Sì, è cambiato, in meglio, in peggio, ha cambiato sport, chi lo sa? Quindi ripeto, dobbiamo, dobbiamo sapere quando, quando possiamo, quando ha un senso fare, fare questo. Ma pensiamo, come detto prima, che con umiltà ci possiamo e ci dobbiamo sempre migliorare. Detto questo però siamo, siamo soddisfatti del lavoro svolto, quindi sarebbe già comunque una bella cosa consolidare il nostro lavoro, consolidarlo ancora, renderlo magari maggiormente efficace, però si può pensare ad un inserimento ancora magari di una figura, di due figure con la come, come scout, come osservatore, ecco però direi che siamo già abbastanza a buon punto e nell'immediato dobbiamo, dobbiamo confermare quanto di buono fatto. E che non è scontato e non è mai facile, perché quando fai una cosa la fai bene, poi la, la conferma non, non è scontata, quindi dobbiamo essere bravi a confermarci. Ma no, noi ripeto: il lavoro che facciamo pensiamo che sia abbastanza completo. Mm, poniamo attenzione anche a, come dire, a un lavoro statistico che viene anche preso in esame nel momento in cui un giocatore riteniamo sia un profilo di interesse. Andiamo anche ad analizzare la componente statistica di questo giocatore. Eh, anche questi dati sono, sono disponibili su, su Way Scout li osserviamo, li studiamo, li facciamo nostri e li uniamo a, a, quanto, a quanto scritto dagli osservatori, a quanto visto a video, a quanto visto dal vivo, ecco. No, beh, diciamo che no, nulla succede per caso, ecco, abbiamo, abbiamo una politica societaria, abbiamo degli obiettivi e il fatto, ad esempio, che noi abbiamo due scout che vivono ne nell'area dei Balcani è già significativo. Eh, noi pensiamo che ci siano delle zone eh, di grande interesse per noi a livello geografico, quindi, sicuramente i campionati serbi, serbo e croato, campionato della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Polonia, eh, a me piacciono molto il campionato olandese, quello belga. E lì noi pensiamo che si possano trovare profili di interesse. Eh, da sempre storicamente producono, producono talenti. Questo non è un mistero, tutti lo sanno. Eh, a parte i serbi, tutti gli altri sono comunitari che aiuta. Eh, e abbiamo riscontrato in loro in questi anni, avendo preso giocatori da quelle provenienze, abbiamo riscontrato una forte componente di, di adattabilità al nostro camp campionato, al nostro calcio. Sono persone affidabili, lo sono a 360, gradi, hanno disciplina in campo e fuori, eh, hanno fisicità e hanno il calcio nel DNA. E quindi sono, sono campionati che noi seguiamo, ripeto, con, con grande interesse. Poi è chiaro: eh, non, ci, non ci si sottrae al fascino de, del campione sudamericano, non è un caso che abbiamo due, due osservatori in Sud America, quindi grande attenzione anche a quella provenienza, Brasile, Argentina, ma in generale tutto, tutto Sud America. Ecco. E sono, sono campionati di nostro interesse. Lì abbiamo, abbiamo preso giocatori, appunto come dicevamo in questa fascia mh, europea, non dimentichiamo i paesi scandinavi che sono anche lì sono paesi molto, molto interessanti, i giocatori sono solidi, affidabili, hanno fisicità, si adattano bene. E abbiamo il danese Andersen in squadra, poi il Linetti, il polacco, Skriniar, abbiamo avuto un paio d'anni, ora c'è Jankto, Dennis Praet dal Belgio, quindi appunto il seguire questi, questi campionati ha un senso e, e diamo un senso al nostro lavoro prendendo i giocatori. Poi seguiamo comunque anche i top campionati europei, la Liga, la Ligue 1, campionato, la Bundesliga, la Premier. Chiaro che lì andiamo anche a seguire magari eh, le seconde squadre, e la Serie B, perché pensiamo che lì si possono, si possono trovare ottime opportunità di mercato. Ma come detto prima, diventare scout. Eh, non è facile, non è facile e devi avere dei requisiti. Sicuramente eh, ti aiuta ed è importante aver giocato e ad averlo fatto anche a, ad alti livelli. Può essere un aiuto, non credo che si tratti di un obbligo, eh, però, però aiuta: aiuta avere la sensibilità calcistica, avere l'occhio, avere l'attenzione, capire certe cose che magari potrebbero viceversa sfuggire. Eh, però, ripeto, non è una condizione sine qua non, può esserci un bravo scout che non ha giocato ad alti livelli. Eh, poi ogni osservatore deve, deve maturare, sviluppare un proprio metodo e, e deve fare esperienza, vedere tante, tante, tante partite. Io credo che nessun club, o perlomeno difficilmente un club, vada ad assumere uno scout che non conosce, perché credo che sia anche importante... Il rapporto fiduciario e la conoscenza della persona. E parliamo comunque di un settore abbastanza delicato dove si deve parlare il meno possibile e ascoltare tanto. E quindi c'è anche una importante componente di riservatezza e quindi conoscere la persona, fidarsi della persona ti aiuta, ti aiuta tanto. Poi nel calcio è anche facile sviluppare all'interno del sistema molte molte conoscenze, quindi tutti ci conosciamo un po' e, e diciamo che, che gli osservatori si muovono un po' all'interno di questo sistema, non è escluso che un osservatore possa cambiare squadra, quindi diciamo che forse esiste un pochettino anche un mercato degli osservatori all'interno. Però diventare scout bisogna forse fare un po' di gavetta, avere passione, fare settore giovanile, fare calcio minore, vedere tante partite, vederle in tv, vederle dal vivo, eh, non avere paura di sbagliare quando si dà un giudizio ma non essere frettolosi nel darlo. Eh, noi, noi abbiamo questo gruppo di osservatori che si sta consolidando e quindi pensiamo e speriamo di non doverlo cambiare perché sono molto bravi. Sì, la, la piattaforma Way Scout è, è di grande aiuto, la, la utilizziamo molto spesso quotidianamente e nel nostro lavoro. Abbiamo, abbiamo interesse e curiosità. Io, magari, ricevo un messaggino da, da, da uno scout che, che a fine primo tempo vede un giocatore che gli piace, smetto di fare quello che sto facendo e vado subito a vedermi un video di questo giocatore per, perché sono curioso, perché voglio, voglio vedere di cosa stiamo parlando. E poi viene, viene usato nello specifico in modo anche più ampio, magari perché, come detto, attribuiamo ad ogni osservatore alcuni campionati di riferimento nell'arco della stagione. Noi abbiamo un'ottima base di conoscenza, ma non possiamo conoscere tutti i calciatori e, e qualche volta accade che qualche agente ti segnala un giocatore come possibile profilo di interesse. Quindi Capita magari che, che non, lo, non lo conosciamo perché è magari molto giovane o perché è magari di un campionato particolare e Y ci consente di andare nell'immediato a fare una verifica e ad avere la conoscenza su questo giocatore. Abbiamo la possibilità di vedere un match intero, la possibilità di, di vedere gli highlights nelle, nelle, nelle varie sfumature, nelle varie fasi di gioco, a seconda del ruolo e in virtù di del giocatore e della provenienza. Eh, abbiamo queste clip, come ho detto, che sono di grande utilità perché condensano in 15-20 minuti di durata, veramente tutto, tutto il giocatore ti viene raccontato in 20 minuti, il giocatore poi nessuno vieta di andarlo ad approfondire ulteriormente. Eh, è uno strumento sicuramente, sicuramente molto utile. E con una grandissima copertura a livello di campionati, di partite e anche all'interno della piattaforma come detto utilizziamo la, la parte statistica de, del software quindi sicuramente c'è un utilizzo continuo, quotidiano la parte mia, la parte della direzione sportiva, la parte soprattutto degli osservatori e molto utile sicuramente, di grande aiuto